Cantù di quegli Arsieri, evento eccezionale. Dopo anni di chiusura, finalmente Arsieri è un posto dove si può bere un attimo, si tiene di vino, fare con il cancro e mangiarsi un panino. Due ragazzi coraggiosi, Paolo e Simone, hanno investito tempo e denaro in questo posto per offrire la cittadinanza. Credo che una volta il paese riusciva ad offrire, si chiamava Osteria al Sole, che era un punto di ritrovo per un sacco di tempo. È un video? Devo dire ciao a qualcuno loro, no? Cosa ti proponi a breve? Adriano Celentano, il tuo bacio con un rock. Dopo? Dopo non lo so, devo ancora pensarci, detto quella, bella quella. Grazie signora DJ. Niente, un piacere. Il 14 di settembre. Ci sarò, per 5. È un'occasione eccezionale per Arsieri. Beh, insomma, è un locale. Merito di dire a Paolo Bergamo e il suo socio Simone, Simone, che hanno riaperto questo locale che ha avuto una tradizione di prestigio negli anni 50-60. È un locale eccezionale. Quindi confidiamo ancora che qualcuno così è. Aiuti questo posto a decollare come una volta. Pensavo a un bar normale, ma qui siamo di fronte a un'eccellenza, Vero? Siamo di fronte a un'eccellenza. Hanno avuto gusto. Gusto, qualità e gli auguriamo tanta fortuna. È un posto per una clientela variegata. Sì, sicuramente, ma di altissimo livello. Spero che Arsie sia contento. Penso di sì, anche la vista sul lago di Santa Croce, forse con un grande successo. Certo, sì. E con questo augurio del sindaco Paolo Vendramini, noi chiudiamo della Val Cantuna e poi con il Paolo Bergamo, dico una battuta che mi ero preparato prima. 4 anni fa è nato il sito della Val Cantuna, oggi la Val Cantuna ha una sorella che è Osteria Cantuna, merita a questi due giovani Baldi. Oh, un applauso qua! Un applauso! Un applauso! Eccezionale, quindi un parto con tutti i grinti, diciamo, del successo. Grazie, bravo Paolo. Grazie a voi. Un testimone del sindaco, quindi non può che avere un valore ufficiale. Dai, di la tua verità. Alania libera indipendente, Veneto libero indipendente. Da Osteria Cantuna, di Sorga Venezia, sprofondi Roma. Com'è andata? Posso non cogliere l'occasione di questa presenza di giovani, ma soprattutto Elisa Modolo, che ha stracciato dei vecchi marchioni della politica e li ha messi in un angolo, quindi complimenti. Vogliamo sentire dalla sua viva voce qualche cosa di diverso dalle solite frasi. Dalle solite frasi fatte. Sì, brava. Io mi sto impegnando per riportare giovani al centro, valorizzare quello che fanno, perché ritengo che la presenza attiva dei giovani nel territorio sia fondamentale e quindi essendo a metà fra quella fascia di età e l'età adulta penso di essere giusta, insomma, per poter... Però ci sono anche dei giovani che sono un po' scadenti, Vabbè,
recuperiamoli, cerchiamo di... Vabbè, auguri. Però cosa ne pensi di questa campagna che sto lanciando sul recupero della stazione di Cadola Soccer? Io sono pienamente d'accordo, che è un peccato che sia chiusa ed è anche un bello stabile di per sé, perciò io... Allora vediamo il tuo capo cosa dice, se mi dà una mano in questa azione se ti rompere in tutto l'Oltrerai. Sei d'accordo? Hai il mio via libera. Allora appunto su di lei, signor assessore. Ciao, grazie. Chiudiamo con un motto. E viva l'Oltrerai. E vai, sono d'accordo. Dobbiamo diventare più meglio assai dell'altra parte del piave. Okay. È una promessa. Colgo la sfida. E io mi darò da fare perché ciò va bene.